io volevo chiedere di convivenza italo-russo-cinese, come la vedi, come ha vissuto il primo quando si hanno cercato di vivere, eccetera, com'è, cosa è cambiato, cosa vede adesso? In realtà è stata un'esperienza molto positiva perché siamo partiti nel 2011, se non ricordo male, di come ha rilevato Will da Orascom, e di strada ne è stata fatta parecchio. Che poi Vimpel comunque è un gruppo di telefonia abbastanza giovane se confrontato con tanti altri gruppi mondiali. Assolutamente. Quindi è stata un'esperienza molto positiva anche perché Vimpelcom ha fatto sì che Wind potesse svilupparsi sul mercato italiano con grande autonomia per certi versi, ma soprattutto con la possibilità di poter essere veloci. È stato proprio più investitore finanziario anche. È stata molto attento ovviamente nel darci delle linee guida veramente molto strict, però contestualmente ha capito che per poter essere efficace sul mercato italiano, ovviamente nel momento in cui mette l'azienda nelle mani di un management che è capace appunto di deliverare questi risultati, quindi sono stati molto attenti a questo aspetto e questo ha permesso a Wind nel mercato italiano di continuare a crescere, pur essendo un contesto molto difficile e molto complicato. Poi è chiaro che è arrivata adesso questa grandissima opportunità, che è quella del merge tra Tre Italia e Wind, che è il primo operatore in Italia. Questo ovviamente rappresenta un'opportunità gigantesca, perché? Perché ovviamente dà la possibilità a questa nuova realtà integrata di potersi consolidare sul mercato, non soltanto perché è la prima come quota di mercato, ma la prima per poter essere anche dal punto di vista superiore rispetto agli altri, come tecnologia, come innovazione digitale. Questo fa piacere. Esatto. Quindi riuscirete sempre in totale al team di compagnie di politici, tutti, voi e compagnie di team. Noi siamo orientati al cliente, quindi direi che per poter avere grandissimo successo bisogna essere focalizzati al cliente. E su questo devo dire che sia i miei azionisti attuali Vimpelcom, anche quelli che saranno i futuri azionisti, Hutchinson hanno un'idea molto chiara. Il governance tra di loro sarà pacifico sicuramente. È un 50-50, per cui è chiaro. 50-50 è sempre molto delicato, iniziano bene perché decidere, poi invece ho visto convivenze tipo in campo di petrolio in Russia, cioè tutti Renault hanno avuto quei problemi. Cioè, inizio è sicuramente molto meglio, quindi vi auguro che voi non... Sarà ovviamente compito del management quello di portare i risultati che ovviamente stiamo condividendo nel momento in cui questo succede, secondo me. Nome non l'avete deciso? No, questo è ancora troppo prematuro. Number one. Invece quello nuovo operatore che eravate in 5, adesso siete... No, eravamo in 4. Adesso siete in 3 e in poi, 3, poi arriverà anche un quarto operatore. Quello IAD. È quello da fastidio. Direi perché che voi fino adesso posizionavate come un ottimo servizio, ma più economici di altri due operatori. Adesso la nostra sfida è quella di diventare un operatore di grande qualità, ovviamente, prezzi ovviamente molto attrattivi rispetto al cliente finale, cercando di avere quindi un giusto equilibrio. E, è chiaro che un quarto operatore rappresenta sicuramente un'ulteriore pressione dal punto di vista competitivo, però le condizioni del mercato entra un punto difficile, un momento quasi saturato. Non è difficile speculare, no, su quello che possa fare il quarto entrante, però ripeto che il focus di quelli che sono gli operatori più importanti deve essere sicuramente non quello di andare dietro quelle che sono soltanto politiche di prezzi competitive, ma cercare appunto di portare in avanti un tasso di innovazione per cambiare anche un po' il modello operativo del settore telecomunicazioni e, tra virgolette, svecchiarlo, farlo diventare più moderno, quindi più innovativo, più pronto a soddisfare le nuove esigenze del cliente. Parlando da mobile al fisso, parlando di quella rete che sta pensando di Enel, se la costruisce voi, pensate veramente di utilizzarla? L'Enel ha deciso sostanzialmente di accettare questa sfida di fare un'infrastruttura nazionale di banda larga. Ma poi c'è una grandissima di quelli che vorranno. Dopodiché ovviamente vedrete in questo momento facciamo noi parte, abbiamo fatto stretto questo accordo con l'European Fiber, la stessa stregua l'ha fatto anche Vodafone. È chiaro che adesso Enel deve costruire questa rete a banda larga in Fiber to the Home secondo una roadmap molto precisa, ovviamente le ambizioni sono quelle di arrivare a coprire 240 città
in Italia, quindi direi che questo rappresenta sicuramente la sfida più importante da parte delle lettere. Noi siamo molto soddisfatti perché hanno ambizioni di rete a banda larga a livello nazionale, di cui l'Italia ha un immenso bisogno. Assolutamente. Quindi Italia spero che vada bene, nel senso che siete quindi assestarsi un po' fusione, cioè, però poi pensate all'espandersi a livello internazionale, cosa avete già pensato? No, passo? Noi siamo ovviamente, siamo e resteremo e opereremo appunto sul territorio italiano. No, vabbè, dai, non pensare anche nell'era italiana. Poi diventate... No, noi siamo un'azienda italiana, quindi la nostra dimensione italiana. La realtà integrata che sta per nascere, Wind 3 Italia ovviamente ha come obiettivo quello di operare su sì. Poi ci penseranno i nostri gruppi, Wimpel come Hutchinson, se vogliono appunto espandere attraverso, sì, sono sì, loro fondamentalmente quelli che hanno. Ma comunque loro prendano sia adesso Wimpel sia tra poco Hutchinson, prenderanno qualche know-how vostro che avete, qualcosa di italiano che prendono loro? Questo Wimpelcon ha usato voi anche come un nucleo fortemente tecnologico. Che... Sicuramente è un paese ovviamente dove sul tema digitale è il paese probabilmente più avanzato, no? Dal punto di vista del geofootprint del gruppo. Presto dire poi alla fine, no? Che tipo di evoluzione potrà esserci da parte della joint venture che nasce in Italia, però sicuramente ovviamente collaborazioni con i due gruppi saranno e resteranno forti. Vabbè,